In Ucraina, un tragico incidente ha portato alla morte di un bambino di 5 anni, avvenuta dopo un'operazione per la rimozione di due denti da latte, eseguita in anestesia totale. La polizia sta attualmente investigando su quanto accaduto. Il piccolo, dichiarato cerebralmente morto dopo l'intervento in una clinica LIV, era stato in coma per diverse settimane. L'operazione era avvenuta circa un mese prima del decesso, avvenuto il 13 gennaio. I genitori Marianna Vnjanic e Viktor Pasnik avevano portato il bambino in una clinica dentistica il 17 dicembre. Il chirurgo, di fronte all'agitazione del bambino, aveva offerto l'opzione dell'anestesia totale, alla quale i genitori avevano acconsentito. Durante l'intervento la madre aveva udito un tumulto in sala operatoria, aveva visto gli operatori sanitari correre verso suo figlio con preoccupazione. Dopo 20 minuti, due squadre di pronto soccorso avevano trasferito il bambino al St. Nicholas Hospital. La tragedia ha sollevato domande sulla sicurezza delle procedure mediche e ha scosso la comunità locale.